Allora, io volevo citare una cosa di cui sono molto orgoglioso, che ci sto lavorando da un anno e mezzo, che è questo network italiano che si chiama Alleanza contro il Cancro, che mette insieme 21 IRCCS, IRCCS sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come lo IEO, come Humanitas, come San Raffaele, altissima concentrazione qui in Lombardia, come vedete dai pallini rossi che stanno su verso il nord, che è una rete che è coordinata dal Ministero, che si è posta a questo problema e ha lavorato in quest'ultimo anno e mezzo, salto un po' tutto, per cercare di creare infrastrutture di sequenza all'interno di ciascuno di questi ospedali in modo che possano funzionare da hub per le aree intorno e che sta funzionando, infatti è appena partito, scusate, salto tutto perché ho creato anche una struttura IT. Ed è appena partito il primo screening nazionale su tumore del polmone che è iniziato adesso, febbraio del 2018, e che ha come obiettivo di fare 1.000 casi, ma semplicemente per rodare il sistema, perché adesso tutti questi centri hanno il loro sequenziatore, hanno protocolli comuni, eccetera. E questa è un'iniziativa molto, molto importante. Volevo solo segnalare che è incredibile come sta cambiando rapidamente, per questo dobbiamo essere rapidi e ottimisti. Quando partimmo un anno e mezzo fa, decidemmo, la domanda è sequenziare un paziente. Chiaramente il problema è il costo, no? Naturalmente, se sequenziare un paziente costa 10.000 euro, non lo sequenzi un paziente, cioè ne sequenzi quello del tuo studio, ma non fai uno screening di tutta la popolazione italiana. Quindi a quei tempi decidemmo di partire, quei tempi 18 mesi fa, decidemmo di partire con dei pannelli e tenere il costo sotto i 500 euro per paziente, perché il costo della sequenza globale un anno e mezzo fa era ancora sui 2.500 euro, quindi troppo. Ecco, a 18 mesi di distanza, con quella macchina che hai mostrato tu, il costo della sequenza globale scende intorno ai 300-400 euro. E quindi bisogna ricominciare da capo. Quello sforzo che abbiamo fatto su quei pannelli e adesso si può andare uolgino. Questo per sottolineare come la rapidità è veramente fondamentale in questa cosa. Ecco, l'altra cosa importante è infrastrutture per quello che riguarda la ricerca di base. Qui accenno a due slide a Human Technopole. Io ho avuto il privilegio, e anche lì mi sono divertito tantissimo, a contribuire a scrivere il progetto. Poi dopo, una volta che il progetto è stato consegnato ai cosiddetti referee internazionali, e il governo l'ha fatto proprio e ha avuto la sua storia. Io non sono stato più coinvolto, naturalmente, questo con piacere. Però non vi meraviglierete che penso che il progetto sia buono, nel senso che ho provato a scrivere quello che pensavo insieme ad altri potesse essere una buona cosa.